Questo libro. Amici tecnologici, oggi andremo a parlare e continuare la nostra guida sui LED. Questi sono sempre i LED che abbiamo parlato la scorsa volta. Abbiamo già parlato dei LED SMD a bassa potenza, LED SMD ad alta potenza e media potenza, che sono questi. Abbiamo già parlato dei dip LED da 5 mm, 3 mm, 10 mm, 8 mm, quelli in modelli speciali, infrarosso, ultravioletto, eccetera, eccetera. Oggi andremo a parlare insieme dei power LED di bassa, cioè da 1 a 3 watt. I power LED hanno lo stesso funzionamento dei LED che abbiamo visto fino ad oggi, hanno sempre due poli, i modelli normali, monocolorazione. Un anodo e un catodo, sono dei componenti elettronici, dei diodi, se collegati direttamente o inversamente, modificano, diciamo, il suo funzionamento. Al passaggio della corrente emettono fotoni. Più è migliore, diciamo, il LED, il chip LED montato dentro, più sarà efficiente e più luce avremo. I power LED da 1 watt in linea generale sono questi che andiamo a vedere. Hanno un contenitore plastico con due piccoli piedini che sono il positivo e il negativo. Internamente, sotto la cupola di vetro, abbiamo il vero e proprio chip LED, che è appunto interconnesso tramite dei piccolissimi fili d'oro che fanno, diciamo, un'eccellente conduzione. E questi prodotti vengono appunto prodotti in varie colorazioni. Abbiamo gli standard verde, rosso e blu, abbiamo il bianco in varie, diciamo, Kelvin, abbiamo il freddo, il caldo, il naturale. Le potenze 1 watt, 3 watt, 2 watt, però i più utilizzati, più efficienti, sono quelli da 1 watt, che noi anche sul nostro shop utilizziamo e vendiamo. Il chip, il LED, proprio LED da 1 watt, eccolo qui. Questo è il pad dal lato di dietro, lato posteriore, dove dissipa calore, perché già siamo sui LED di potenza. Più un LED è potente, più c'è la necessità di dissipare il calore. È vero che il LED è il miglior fonte luminosa, perché appunto genera poco calore, però anche quel poco bisogna dissiparlo in maniera corretta. Se non si dissipa in maniera corretta, il LED si brucia. Perciò questo è il pad che abbiamo noi su tutti i power LED, dall'1 al 100 watt. È in alluminio e va ad essere saldato, appoggiato su una stella o su un circuito stampato, appunto, che accoglie il power LED, si salda in polarizzazione positivo negativo e poi successivamente si vanno a mettere i cavi di alimentazione, positivo qui, negativo qui, per esempio. O se è un sistema più LED in cascata, possiamo fare per esempio una plafoniera per acquario, possiamo fare una plafoniera per l'appartamento, per una torcia, eccetera, eccetera. Le colorazioni abbiamo detto che sono miste, esistono anche modelli particolari, modelli speciali come questo. Questo è un 3x3x3, cioè questo è un 9 watt, però suddiviso in tre colori, RGB, un positivo e tre negativi. Cioè, se noi prendiamo l'alimentazione e connettiamo polo positivo e andiamo con l'altro cavetto a toccare 1, 2, 3 poli, vediamo che una volta emette rosso, una volta emette verde, un'altra volta emette blu, perché ha il positivo comune e tre negativi che pilotano appunto i tre chip LED integrati. Che poi il vero chip LED, il vero LED, non è tutto questo che noi andiamo a vedere né in questi
neanche in questi, che sono quelli della passata tecnologia, cioè i punto luce, i dip LED 5-3 mm, e neanche questi. Questo è il più piccolo che abbiamo parlato fino ad oggi, anche se andiamo a vedere quanto riusciamo ad avere piccoli LED, questo è un display a matrice di LED. E come possiamo andare a vedere, i LED utilizzati sono veramente piccolissimi. Se andiamo a misurarli con un calibro, andiamo a vedere che abbiamo circa 1,5 mm per 1 mm. Abbiamo 1,5 mm per 1 mm, perché appunto il vero chip LED, il cuore, quello che emette luce, è molto ma molto piccolo. Questa è una delle tante cose positive e che ci permettono di sfruttare appieno, miniaturizzare l'illuminazione con la tecnologia LED, perché le fonti che emettono luce sono piccolissime. Detto questo, niente, questi sono, abbiamo detto, i LED di potenza 1 watt, 3 watt o anche 9 watt nel caso di un multicolore. Vanno alimentati sempre, attenzione, che partono per lo standard da circa 1,9 2,2 per i colori rosso e arancione o giallo. Per quanto riguarda verde e bianco in tutte le sue varianti o blu, hanno una tensione di alimentazione più alta. Per quanto riguarda i LED di potenza, dobbiamo stare attenti a una cosa, perché come anche quelli normali, perché in generale i LED necessitano di correnti costanti. Le correnti che i LED di potenza da 1 watt, per esempio, hanno circa 300-350 mAh, necessitano per lavorare questa corrente. Più corrente dai oltre questa soglia, prima il tuo LED si distrugge, si brucia. Idem anche per le altre potenze e anche per gli altri contenitori. Perciò dobbiamo andare a utilizzare alimentatori in corrente costante. Chi è amante dell'elettronica sa che mettendo dei resistori in serie al LED, per esempio su quelli diciamo deep, piccolini, basta mettere un resistore e il gioco è fatto. Ma quando andiamo a parlare di potenza, il resistore non è più una soluzione efficiente. Questo lo andremo a vedere prossimamente. Per questo video abbiamo finito. Io vi ringrazio, mettete il mi piace e ci riaggiorniamo prossimamente con il prossimo video, che sarà sui LED di alta potenza. E poi un altro test andrà fatto con una prova sul campo, a fare appunto accendere i LED e vedere le varie colorazioni. Ciao!